I rapporti tra la Lombardia e la Svizzera sono assai importanti, lo sa bene la regione Lombardia che ha voluto una commissione ad hoc che è presieduta dalla consigliera leghista Francesca Brianza che sentiamo in questa intervista. Francesca Brianza, che è presidente della Commissione dei rapporti tra la Lombardia e la Confederazione Svizzera, si è svolto il primo incontro con il Gran Consiglio del Canton Ticino per mettere a punto possibili accordi su diversi piani, a partire dai frontalieri. È stato un momento importante di confronto con i rappresentanti del Canton Ticino, di scambio di opinioni. Mi auguro che questa commissione possa diventare un luogo di raccolta dove possono confluire sia quelle che sono le esigenze di parte lombarda sia le esigenze di parte svizzera. Tanti sono i temi che abbiamo affrontato, che vanno sicuramente dai frontalieri e quindi dalle problematiche connesse al mondo del lavoro, ma anche la delocalizzazione delle aziende e poi non solo, sicuramente la mobilità, le infrastrutture, l'inquinamento, l'ambiente e sicuramente Expo, una manifestazione alla quale la Svizzera da subito ha manifestato grande interesse e grande attenzione e quindi che tuttora sta lavorando per prepararsi a questo grande appuntamento. Rapporti molto saldi con questa parte appunto del territorio confinante con la Lombardia, per questo è stato necessario poi istituire una commissione del genere. Sì, perché sono sicuramente più i punti di contatto che non i punti che ci allontanano. Punti di contatto che devono essere coltivati, implementati. Sicuramente ci sono delle differenze tra i due territori, ma sono invece molti di più i punti che possiamo sfruttare e condividere. Pensiamo per esempio anche al turismo, piuttosto che alla cultura, a una promozione congiunta e condivisa dei nostri territori. Davvero credo che siano tanti gli argomenti da trattare e quindi ci siamo lasciati con l'impegno periodico di ritrovarci per dei confronti e per aggiornarci reciprocamente sugli stati di avanzamento dei nostri lavori. Qualcosa magari di più su quanto si è detto a proposito dei frontalieri e anche la questione dei ristorni che è stato al centro del dibattito per lungo tempo? Ma dunque, sui frontalieri la Commissione ha già prodotto una prima risoluzione che verrà poi portata in Consiglio regionale e con la quale sostanzialmente affrontiamo il tema del fondo speciale di disoccupazione per i frontalieri, il quale è stato letteralmente scippato ai lavoratori frontalieri che per anni hanno contribuito alla creazione di questo fondo versando personalmente i contributi, un fondo che oggi ammonta a 270 milioni di euro e che invece è stato fagocitato nelle casse di INPS. Quindi i frontalieri oggi sono soggetti a un trattamento di disoccupazione assolutamente penalizzante rispetto al passato. Questo è il primo atto che abbiamo prodotto come Commissione, era decisamente necessario e urgente perché da troppi mesi non si sta e non si vuole trovare una soluzione alla questione, lasciando i lavoratori appunto in balia di una confusione normativa. Ma tanto altro c'è da fare. Il problema dei ristorni, in questo momento fortunatamente i ristorni sono garantiti, regolati e i comuni stanno beneficiando dei ristorni. Spesso è un'arma che viene utilizzata dalla vicina Svizzera per cercare di sollecitare l'Italia su varie inadempienze. Il problema dei ristorni è che poi vengono penalizzati i piccoli comuni di frontiera che con i ristorni vivono e con i quali riescono a chiudere i loro bilanci. Senza i ristorni veramente metterebbero in ginocchio tutti i comuni, i piccoli medi comuni di frontiera che su questo vivono. Su questo fronte c'è stato un recente intervento anche della Giunta, no? Sul fronte dei ristorni. Sì, la Giunta ha recentemente stabilito la distribuzione dei ristorni dell'anno 2010.